Siamo qui appunto alla vicepresidenza della Camera e stiamo per assistere a una rappresentazione teatrale importante. Intanto due battute su questa iniziativa. Ma l'iniziativa che nasce da un lodevole comitato locale, che è l'UNICEF di Caserta, con l'aiuto di, soprattutto sotto l'egida di Emilia Narciso, che è stata la nostra presidente di Caserta e che rappresenta forse una delle realtà più vive e più importanti dell'UNICEF a livello nazionale e anche a livello locale. Questa è un'iniziativa che parte da un, come dire, patrimonio dell'Italia, che è Pinocchio, ma in realtà questo non è un processo a Pinocchio, come il libro vuole lasciare intendere, è un processo un po' a tutti noi. Quest'anno la Convenzione sui diritti dell'infanzia celebra 30 anni, è una convenzione che parla di diritti. I diritti all'istruzione, il diritto a non esserci delle differenze, un diritto al superiore interesse del bambino ad essere ascoltato, tanti diritti che 30 anni fa sono stati firmati da una convenzione che però purtroppo è stata violata più volte. Conosciamo ovviamente tutti la proposta di UNICEF, o se non la conosciamo facciamo bene a leggerla. Diciamo sull'emergenza infanzia in questo momento riesce ad aiutarci a dirla in poche parole, sì, pensando che l'ascolteranno gli insegnanti. L'Italia vive un momento difficile, ci sono 1,5 milioni di bambini che vivono in povertà relativa. Dentro questi contesti di povertà relativa oggi c'è un grande tema, che è quello della dispersione scolastica e dell'inclusione sociale. Includere i bambini socialmente vuol dire dare alla scuola la giusta importanza, dare alle insegnanti il loro ruolo, che è quello di ascolto, che è quello di istruzione, ma anche di dialogo, che è quello che fa l'UNICEF a tutti i livelli, tra insegnanti, genitori, istituzioni. Soltanto in questa maniera si superano dei problemi endemici come quelli per esempio della dispersione, come dicevo, dell'inclusione, ma anche di fenomeni emergenti come il cyberbullismo, come il bullismo stesso, come le violenze, come forme di abuso che purtroppo oggi esistono e che colpiscono l'emergenza infanzia in Italia. Ripeto, un'emergenza legata alla povertà, ma lo è anche fortemente legata all'istruzione. Noi per questo come UNICEF chiediamo fortemente al governo un impegno maggiore, soprattutto nell'anno appunto del 30° della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.